So now totally different way of, well, not totally different, but a different role. Together with Hans and two other photographers, Hans is a graphic designer, we founded a platform for photography, which is called FW. And well, that we will answer that one later on. We know the question always comes, so we already included the answer. Well, I was making a PowerPoint about us, and then I thought, it would be nice to also introduce the other two. And then I found out we don't have any photos, and we started in 2005. We don't have any photos of the four of us. So I really searched through our old Facebook photos, and this was the best one I could come up with. So, well, you know me. And there is Hans. And this and that on the left is Diewertje. Diewertje Kome. Then here we have Karin. So these are the four members of FW, and we are also the founders. Adesso passiamo a un argomento diverso, un mondo direi un po' diverso, anche se non completamente. Insieme a Hans, che è graphic designer, e altri due fotografi, noi abbiamo individuato una piattaforma per la fotografia, cioè FW. E risponderò dopo alla domanda, cioè che cosa significa FW? Perché sappiamo che questa domanda viene sempre posta e quindi l'abbiamo inserita nella presentazione, però dovete avere un po' di pazienza, vi diremo dopo il perché. Nella mia presentazione in PowerPoint ho cercato prima di tutto delle foto di noi quattro, ma mi sono accorta che non ne avevamo, quindi attraverso delle ricerche su Facebook, eccetera, sono riuscita a trovare questa unica fotografia in cui potete vedere me e me, Hans, e poi Diewertje, Yeah, it's a difficult one. Diewertje, e yeah. poi l'altra collaboratrice, Karin. Noi siamo i fondatori. So this is true that the photographers are hardly ever photographed themselves. È vero che i fotografi mancano delle foto di se stessi. Il calzolaio va con le scarpe rotte, insomma, questo è il senso. We have different roles, or how you say, sectors of. We didn't really put them in boxes, but we do different things. It's all around photography, and we started off as just a group of students, or ex-students from an art school that missed collaborating and talking with each other about the work, because once you graduate, you're kind of on your own. So you really have to initiate gatherings yourself from then on. And so we did. At first Hans wasn't part of that because Hans is a graphic designer and we all studied photography. And with we, I mean 10 photographers at that time. And we just were a group of people without the FW name, without any name, without any idea, just we gathered once a month and we talked about our work and just had a lot of fun and eating, drinking, going to exhibitions together, just to do what normal students do together, but then without the academy. Questi sono, diciamo, i settori dei quali ci occupiamo, anche se non sono proprio delle scatole chiuse, rigide, più o meno tutto ruota intorno alla fotografia. Tutto è cominciato quando eravamo studenti, ex studenti direi della scuola d'arte. Ci incontravamo un po' per collaborare, per parlare, semplicemente per incontrarci, anche perché sapete che dopo la laurea si finisce per rimanere da soli. E quindi Hans, tra l'altro, non faceva ancora parte di questo gruppo perché lui è un graphic designer e noi eravamo tutti fotografi, eravamo circa 10. E
E quindi proprio come gruppo noi pensavamo di incontrarci, non avevamo ancora un nome, non avevamo neppure un'idea, ma ci incontravamo una volta al mese, giusto così, per divertimento, per bere insieme, per mangiare, per andare alle mostre, insomma per fare qualcosa di non accademico, come fanno un po' tutti quanti i ragazzi, i giovani laureati. But then at one point, after half a year or so, we thought, well, we are with 10, and why don't we try to make something together? And really easy, so just each of us paid an amount of money. We each, I think, maybe 100 euros or so, which was a lot, of course, but so we had 1,000 euros. Let's make something. And we thought, well, we can make a magazine, because then you have like an exhibition which can travel quite easily. But then, of course, we need someone to make the magazine. So then Karin said, I know a nice guy, and he'll probably be interested in doing something with photography. So then Hans entered the picture. And, well, maybe this is a nice moment for you to tell how it was for you. we were the group of 10. We invited Hans, and maybe you can tell something. Prima che Hans prenda la parola, quindi circa dopo più o meno 6 mesi, noi eravamo in 10 e quindi ci siamo chiesti perché non facciamo qualcosa insieme. Quindi ognuno di noi ha versato una quota più o meno di 100 euro, insomma era una quota notevole per noi, e volevamo fare qualcosa. Decidemmo di fare una rivista, una specie di mostra itinerante, insomma, che poteva esserci utile, ma per fare la rivista avevamo bisogno di qualcuno che fosse specializzato. E quindi Karin disse, io conosco un bel ragazzo, un bravo ragazzo che potrebbe essere molto interessato alla cosa, ed ecco Hans. Adesso potrebbe essere interessante per Hans prendere la parola e raccontare un po' come si è inserito in questo gruppo di 10 fotografi. It was quite nice question, because I was I knew Karin, but I was just graduated and working for myself as a freelance designer, and I was mainly working with architects and I did a master degree in typography, so I was working a lot with text and never really with photography. So I really liked the question, because I thought, that's something else. I never did it before. So then when the question came, I think I took it way too serious. So before the first meeting, I remember making like 10, 15 proposals and dummies and things like that for a whole range of magazines from 1 till number 15. I thought it could be like this and then this and then. So I immediately stepped in too enthusiastic, and by doing that almost took over. So I don't know, it was really nice for me as an opportunity to work with a different medium than text only, but also images. E per me fu subito una cosa interessante. Infatti conoscevo Karin perché mi ero appena laureato e lavoravo come freelance. Infatti ero un graphic designer, però lavoravo soprattutto con degli architetti, e poi avevo fatto un master in tipografia, e quindi mi occupavo essenzialmente di testi. Non mi era mai capitato di lavorare con le immagini, per cui questa proposta mi allettava, perché mi veniva proposto qualcosa di assolutamente nuovo, e cominciai subito a prenderla seriamente. Ricordo che dopo il primo incontro arrivarono sul mio tavolo tipo 10-15 proposte con una serie di dummies, 10-15 proposte per fare questa nuova rivista, quindi una quantità incredibile. Io ne fui subito entusiasta, devo dire che mi piacque subito. Insomma, per me fu una opportunità reale di avere a che fare con un nuovo mezzo di comunicazione attraverso le immagini e non i testi. And that was really good for us to see and to hear that Hans was enthusiastic, because he saw an opportunity, because we couldn't offer him any money. So we asked him to help us, but we couldn't give anything in return. But then it turned out that we could return something, give him the opportunity to work with photographic material, so to react on a question. So that made us equally in this process. So none of us was in there to
to make money, but to, you know, to test and to try to have this platform for all of us to do our things. We were all very serious. That was the case. So this is actually the first magazine that we made. And it's if you translate the title, it means like how would you say it? Like morning dew or something. How do you say? Dawn. Alba. Dawn. When the sun rises. Yeah, that moment of starting. Yeah. Because of course Alba. We were starting, and due to this Hans's enthusiastic idea of making 15 magazines 15. in the future. We put number one on it. We were never sure if there would become a number two, but number one. E anche per noi fu una bella opportunità perché vedere Hans così entusiasta e ascoltare Hans parlare in quel modo, parlare di un'opportunità, per noi fu molto importante perché in realtà non avevamo soldi da dargli, quindi lui era disposto ad aiutarci ma noi non potevamo dargli niente in cambio. Lui diceva che si trattava di un'opportunità per lui, un'opportunità di lavoro per lavorare con le immagini, e questo ci metteva un po' sullo stesso piano, cioè sapevamo entrambi, cioè sia il gruppo che Hans, che non andavamo alla ricerca di denaro perché non ce n'era, ma volevamo provare, sperimentare delle cose, insomma avevamo trovato una piattaforma comune su cui lavorare e lavoravamo in maniera molto seria. Per questo noi decidemmo di venire fuori con la nostra prima rivista, il cui titolo è proprio Alba, perché noi eravamo all'alba del nostro lavoro e decidemmo di stampare 15 riviste, ecco perché stampammo a lettere capitali proprio numero 1, anche se non sapevamo se poi ci sarebbe stato un numero 2. No, because we like I said, we had to collect our own money and no idea. We printed 200, I see. Yeah. And and we all reacted on the theme of the publication, this Alba, you call Alba. It? Alba. Dawn. So, each of us made works especially for this magazine. E va bene, quindi noi ne stampammo 200 copie, quindi noi ci concentrammo molto sulla realizzazione di questa rivista, dovevamo raccogliere anche dei soldi perché non ne avevamo, e venimmo fuori con Alba. And we made a small public presentation, nothing on the walls, just a pile of publications, and we invited our friends and family, and we also asked the director of quite a important photo museum if he would have a little talk to introduce us, and due to our surprise he accepted the invitation. So we were there in this really small bookshop. 10 people, we were with 10, it was already full, so it was a bit clumsy, and then everybody was really sweating, and then there was this director talking, and then we found out that we never knew that there had been similar initiatives of a group of photographers making their own platform in the 70s and in the 80s, and he was really he grew up in that time frame, so he kind of recognized something in our energy that we didn't knew it existed before us. So maybe if now I can admit that we talked about it, I laughed about it also, people from the outside took us more serious than we knew. So then we were really, for them we were like the group, like the FW group, and we were really serious and we were starting a magazine, and then we had to live up to that expectation, which we liked of course, but it was a surprise. E così noi cominciamo a fare una presentazione, non con dei poster in grande stile, ma semplicemente attraverso una distribuzione di presentazioni, di inviti, e chiedemmo al direttore del museo fotografico di introdurre la nostra presentazione, e con grande sorpresa lui accettò.
ci disse di sì e quindi facemmo questa prima presentazione in una piccola libreria dove c'erano 10 persone, ma sembrava già strapiena perché si sudava e insomma l'atmosfera era molto calda, direi. E noi però non sapevamo che gruppi simili al nostro si erano già formati, cioè queste piattaforme di fotografi esistevano già negli anni 70 e negli anni 80, e il direttore aveva fatto parte di questi gruppi, per cui lui aveva, come dire, intravisto in noi un'energia che neppure noi sapevamo di avere. E la cosa strana, devo ammettere, anche un po' sorridendo, che probabilmente le persone che ci stavano intorno ci avevano preso molto più sul serio di quanto noi stessi pensassimo. Cioè, per gli altri, agli occhi degli altri, noi eravamo il gruppo FW, un gruppo molto serio, che aveva iniziato una rivista, e avevano delle aspettative su di noi che noi dovevamo sicuramente soddisfare, e poi andammo avanti ed ecco la sorpresa. So we wanted to make another magazine, and every magazine, of course, it was a bit searching for financing, for Hans it was also a challenge because we had this amount of work and that amount of money, and he had to kind of connect the two. The good thing was that everybody worked for free, and sometimes we got a bit of sponsoring, and we sold some of the magazines, of course, so we kind of could continue on a really small scale, but we could do the things that that we liked. And in this case, we got an invitation for a photo festival, so we could react on the content of the topic of the festival was Dutch photography. It was in the Netherlands, but we tend to show a lot of non-Dutch photography, but this time it was Dutch photography, and we all reacted, like all the 10 of us, reacted. We all wrote a love letter to our the photographer that each of us really adored, or maybe not adored, but we wrote a letter to a Dutch photographer. Maybe he or she could have passed away already. And in work, we reacted on the work of that person. Noi quindi decidemmo di passare a un'altra rivista ed era abbastanza difficile trovare poi i finanziamenti. Per Hans era una vera e propria sfida dover conciliare il nostro lavoro con un budget ristretto. L'aspetto positivo è che tutti quanti lavoravamo gratuitamente e che talvolta potevamo essere sovvenzionati da degli sponsor. Comunque riuscimmo a continuare, anche se in maniera difficile, faticosamente, ma riuscimmo a fare ciò che volevamo fare. Poi ricevemmo anche un invito per un festival fotografico e riuscimmo a partecipare. Era un festival che si occupava sempre in Olanda della fotografia olandese, e riuscimmo a, diciamo, reagire su questo festival. Cioè, significa che ognuno di noi scrisse una lettera al fotografo preferito o anche al fotografo non preferito, e quindi in qualche maniera reagimmo, cioè ci fu uno scambio, un'interrelazione tra noi e questo evento. Then, well, number three was born, also in reaction to a festival, and then the theme of that festival was beauty, and we placed an ad in the biggest Dutch newspaper, like just three sentences, and we said, looking for beautiful people. That was the sentence, well, in Dutch. Magazine looking for beautiful people. I don't know. Just really cryptical. And then an email address. And we were amazed how many people reacted. like 80 people or so. And so then we were 10. We divided all the reactions. And then one we got in contact. And people had several reasons to reply this ad in the newspaper.
So and we all made the work together with these people that responded to this ad. And most of them, of course, responded with a question, but it was a nice process. So within this beauty, we wanted to photograph people that found themselves beautiful. Sorry. And then Hans came up with the idea of a centerfold. Ok, la terza, diciamo la terza rivista si occupò di bellezza. Il tema del festival era la bellezza e quindi che cosa facemmo? Pubblicammo sul giornale olandese, su un giornale ufficiale olandese, una frase molto semplice: una rivista a caccia di persone belle o persone belle. E fu incredibile come la gente rispose alla e poi subito dopo la nostra mail. La gente rispose tantissimo, circa 80 persone, noi eravamo 10, quindi ci dividemmo poi le risposte. E questa fu la reazione che riuscimmo a suscitare attraverso il giornale e come riuscimmo attraverso questa piccola pubblicità a lavorare in questo modo. Quindi queste persone spesso ci rispondevano facendo delle domande, ovviamente, con delle domande, perché non era chiaro quello che volevamo. Però fu un processo molto interessante e fu un processo vedere come la reazione a questa bellezza. Cioè noi volevamo trovare delle persone che trovavano se stesse belle in qualche maniera. This one, yeah, I will just talk about them briefly because we could talk an hour on each publication. But vi parlerò brevemente perché altrimenti ci vorrebbero delle ore per descrivere tutto. Exactly, but this is Dieritje. So we do have a good photo of her. This is sì, Dieritje. Abbiamo una foto della collega, yeah, della prima collega, yeah, ed è proprio lei. Quindi una bella foto ce l'abbiamo. And this is Karen. So we there are now present, the four of us. We all reacted on. Also a question for a photo museum to do a little exhibition, and we came up with an idea like a theme ourselves. We wanted to react on the sudden appearance of mobile phone cameras, which was quite new at that time, and but already photos made with a mobile phone by regular people on the street started appearing on the front of a newspaper, for instance. So we, as more like art photographers, were reacting on the question, how will this influence our photography world? So we all took the mobile phone camera for 2 months, and we worked with that camera instead of our own like 4x5 big cameras. So that was quite funny because then out of 10, only 6 people succeeded. 4 people said, I hate the thing, I cannot make one good picture with it, so I don't want to place my images that I made with this stupid phone in a museum. I rather not take part in it. Which was, of course, okay, which was also a result of the question. E poi noi decidemmo di organizzare un'altra mostra su una reazione, ancora una volta si parla di reazione, cioè l'idea si basava su un tema molto attuale, l'improvvisa apparizione delle fotografie attraverso i telefoni cellulari. Queste fotografie apparivano anche nei giornali locali, quindi noi ci eravamo posti questa domanda: come potrà questo mezzo influenzare il mondo della fotografia? E così decidemmo di fare un esperimento, lasciamo da parte le nostre macchine fotografiche professioniste e per 2 mesi decidemmo di fare delle foto con i cellulari. E noi lavorammo quindi con i cellulari. Ora, eravamo in 10, 6 di noi raggiunsero un risultato positivo, 4 di noi dissero no, cioè questa cosa non la faccio, odio questi stupidi cellulari, non esporrò mai delle foto fatte con questi cellulari in un museo, ma anche questo tutto sommato è un risultato, anche questo può considerarsi un risultato. I must say that we got the phones from a sponsorship. We
we each of us got a cell phone for 2 months from the Siemens company, then we had to return them. E devo sottolineare che questi telefoni ci erano stati forniti da uno sponsor, la Siemens, per 2 mesi e poi li abbiamo restituiti. And by that time we were working together like this on the magazines for I guess 1.5, maybe two years. And we started off just graduated, and we discovered, as people probably recognize, that not everybody had the same ideas on their future as an artist or how they would use their photography in their life. Some of us just got jobs and for 40 hours a week, and they didn't really photograph anymore. And some of us were really into it, just did nothing else than just make photographs or just be an artist. So kind of within this group of 10, there came not really friction, but just people went different directions. And this was number 5 already. And this was a different way of working, because normally we would sit together with the 10 of us, we would come up with a theme, and then we would all make work, and we would make a magazine, like, very democratic. Nobody could be excluded unless he or she wanted to exclude him or herself. And here, this magazine we made with just a few of us, because just a few of us went to China for a work period. It was Karen and Diewertje. And another friend who wasn't part of the FW and myself. And at that time there were other Dutch photographers also working in China, which we didn't really knew just by name, or we had some contact through email. And that was a group of 8 at total, so 3 FW and 5 non-FW people. And we decided on making a magazine with the 8 of us, because we all made work in the same period, in the same part of the world. And then we thought, this is also what a platform is for. I mean, now there really is a need to show the work, and why not use the platform? And then it became like this, like I said, the people going different directions. We really had a good meeting, and we decided on, some people said, okay, maybe it's better for me to step out. And other ones of us, like Hans, Diewertje, Karen and myself, we were really convinced, no, this platform is really good and we should really try to make the best out of it. So then we went on in a different way. So from that point on, we decided it's not just a platform for our own work, it's also a platform for other photographers from our own generation. And we are, the 4 of us, we are the ones that can decide who and what and which and when, and as long as the 4 of us are we understand each other, it's fine. So from that point on we were kind of expanding. So this is the China work. Dunque, questo è il lavoro che hanno realizzato sulla Cina. Ora hanno cominciato a lavorare abbiamo cominciato a lavorare quindi con la rivista, ma poi dopo 1 anno e mezzo, 2, la situazione è cambiata, perché eravamo tutti neo laureati e, come ben sapete, non tutti hanno le idee chiare sul proprio futuro, si hanno idee diverse sul futuro, chi vuole diventare un artista a tempo pieno e chi invece poi trova lavoro, vuole lavorare in un altro settore. C'erano delle persone infatti che avevano già trovato lavoro e altre che invece volevano dedicarsi 24 ore su 24 al lavoro artistico, quindi non dico che fu un periodo di frizione assolutamente o di artrito, ma in questo periodo diciamo che ognuno prese strade diverse, prese la sua strada, diverse direzioni. Comunque uscimmo con la rivista
numero 5. La rivista numero 5 fu un lavoro molto diverso rispetto alle riviste precedenti, perché in precedenza noi ci riunivamo, discutevamo insieme in maniera molto democratica e nessuno ne veniva escluso. Questa rivista invece vedeva la presenza di pochi di noi, e a questo si aggiunge il fatto che noi volevamo andare in Cina. Eravamo rimasti Karen, Giorgia, più io e più Hans e un amico, e scoprimmo anche che c'era un gruppo di fotografi olandesi che già erano andati in Cina. Noi non li conoscevamo se non per nome, avevamo certo le loro mail, ma non personalmente. In questo periodo noi eravamo 8, eravamo rimasti più o meno in 8, e la nostra rivista si stava sempre più assottigliando perché eravamo di meno, quindi anche il senso stesso della piattaforma stava cambiando. La piattaforma era sicuramente un luogo in cui ci eravamo incontrati, ma adesso ognuno aveva preso una strada diversa ed alcuni avevano preferito andare via. Quindi facciamo una riunione ufficiale, direi regolare, in cui dissero alcuni: beh, forse è meglio tirarmi indietro, e altri invece, tra cui io, Hans, Karen eccetera, decidemmo che no, quello era proprio il posto giusto per noi e che quella piattaforma era proprio quello che volevamo per andare avanti. Quindi decidemmo però di cambiare leggermente il tipo di piattaforma. Non doveva essere solo una piattaforma come l'avevamo concepita in precedenza, ma una piattaforma aperta alla nuova generazione. Certo, saremmo stati sempre noi a decidere come, quando, dove e cosa, però aperta. E questo è il lavoro in Cina. And from that point on, we decided on organizing exhibitions or lectures, or we really opened it up to photography from our generation, and within our within our reach. So it wasn't our goal to make like an international platform, because we are the strongest if we know what we are talking about, and sometimes so you have to stay within your own frame, but the frame kept going bigger and bigger, and people know people. So before we knew it, we had really a big exhibition in the Netherlands, and this is number 6. And this is so we first made an exhibition, and this magazine is kind of just a catalog from the exhibition, or also we photographed the exhibition itself. So then first we had an exhibition, or it could be any kind of project, and then the magazine would be the outcome of that. So for instance, here the work of all the exhibitors is presented. Maybe some of you who were at the Hans's workshop yesterday recognize the grandma of Jaap Scheren. This is Rob Hornstra. It's quite well known outside of the Netherlands. Quindi decidemmo di organizzare delle mostre e anche delle conferenze. Decidemmo di essere aperti alla nostra generazione, naturalmente sempre riferito alla fotografia. Il nostro obiettivo non era quello di creare una piattaforma internazionale, no, assolutamente. Io infatti ritenevo e ritengo ancora che si può essere più forti solamente se si sa esattamente di ciò cosa si va a dire, cosa si racconta e qual è il contesto. Quindi questo contesto, questa cornice, noi la dovevamo conoscere molto bene, sebbene avevamo intenzione di allargarla il più possibile e aprirla agli altri. E così realizziamo questa sesta rivista, il numero 6, che partiva come esito finale di una mostra, una sorta di catalogo, se volete, delle immagini e delle foto realizzate durante la mostra stessa. La mostra infatti assemblava una serie di progetti, e la rivista era poi il sunto, la documentazione di questi progetti. Alcuni di voi, per esempio, se sono stati presenti ieri, riconoscono l'immagine della nonna, della del
libro che parla di questa nonna, oppure un paesaggio molto conosciuto nei Paesi Bassi e in Olanda in particolare, e altri lavori. And here, and I would show some images of the project that we did prior to this catalog. Here we started also in collaboration with a curator from our generation, also from the Dutch Foto Museum, to make an exhibition on photo books. So we selected, I don't know how many. Well, you see the list of names, a lot. Dutch photo books for an exhibition, and the exhibition at first took place in the Netherlands, but then due to this curator, we also traveled with this exhibition, and this was just really simple, just really small thumbnails of some of the pages of all of the books. So people could take that, and they had all the information on the books. And most of the books were self-published, so then if you were interested, it was you could also find the information on how to contact the photographer. So this is really a totally different reason to make a magazine. And this is the one that we printed afterwards as a number 7B, because this exhibition traveled, and during the course of this exhibition traveling, we were 1 year further, and then we wanted to include new books, so we had to make a new catalog. Poi vi farò vedere anche il progetto di questo catalogo e noi entrammo in collaborazione con il Museo della Fotografia olandese, avevamo quindi un curatore, una persona cioè che ci aiutò a organizzare questa mostra, c'erano una mostra proprio sul libro fotografico e c'era una quantità enorme di libri fotografici esposti, non ricordo esattamente il numero ma erano davvero tanti e la cosa bella è che ci fu consentito di presentare questi libri non soltanto in Olanda, ma era un po' itinerante questa cosa. E quindi nelle pagine proprio della rivista si potevano trovare le immagini di questi libri, molti dei quali erano autopubblicati, con gli annessi, contatti per contattare il fotografo. Questa quindi è una ragione totalmente diversa per realizzare una rivista. Siamo ben lontani dalla prima e decidemmo poi di stampare la numero 7, sempre con questa mostra itinerante, perché dopo un anno venivano inclusi dei nuovi libri che facevano parte, che erano entrati a far parte della mostra. This is number 8 and this is also that we first did a project over a course of several weekends in this case, and we documented that project, and then the magazine is the documentation of the project. In this case it is called One Weekend, where we four weekends in a row, kind of, we invited one person to work in a project space, and that person could invite another person, and then they had to work together. And at the end of the weekend there was an opening with some drinks, so they really had to work really hard to be able to invite to invite the audience. E questa è la rivista numero 8 che si occupa di un progetto sempre fotografico realizzato durante i weekend, 4 weekend, e alla fine di ogni weekend bisognava lavorare veramente duro durante questi weekend, perché poi ogni persona poteva invitare altre persone, quindi è un lavoro che si è sviluppato durante una serie di weekend attraverso l'afflusso sempre maggiore di altre persone che venivano a loro volta invitate. And this one is nice because also for people who saw the work of Hans yesterday, this publication that we made, Fake Flowers, it was made during one of those weekends. E questo è molto interessante, questa foto è interessante perché se siete stati presenti ieri avete potuto vedere una delle pubblicazioni di Hans, e questo è proprio il frutto
del lavoro di uno di quei weekend, fu realizzato proprio durante uno di quei weekend. This is also one of the pages exhibition with all the. Questa è una delle pagine della mostra che riguarda appunto la mostra. Because we made a lot of pages exhibitions. Noi abbiamo fatto molte pagine, no? Che contenevano immagini della mostra. And this is the last magazine, at least so far, and it's already a few years back. So we kind of stopped with the magazine. Although a few weeks ago we, four of us, decided maybe we should continue, but for now this is the last. And here we present a work also from a project that was an exhibition, and we left out the space. So you only see the images photographed in the space, so this is why the images have these strange forms, so it's just the angle of the photograph being taken. E poi abbiamo continuato con la rivista, però poi in realtà questa è l'ultima rivista che risale più o meno a qualche anno fa, quindi in un certo senso ci siamo un po' fermati, anche se qualche settimana fa ci siamo quasi riproposti di ricominciare. E poi vi mostro anche un lavoro che riguarda sempre una mostra, in cui si notano queste fotografie con uno spazio tutto intorno. È una cosa molto scelta, è una cosa che abbiamo voluto fare, cioè si può vedere proprio l'angolazione della fotografia con tutto lo spazio intorno alla foto. And here we also try to include writers. So also people we know from our network, and we invited them to write text on this couples, so two photographers or artists working together, and then one writer. We introduced them to each other, and then the three of them could make a small project. So we still are widening our our platform. So now we try to find people who write about photography or about art to also work with us. E quindi noi poi abbiamo cercato di includere nella nostra rete anche degli scrittori provenienti dalla rete, per esempio, e abbiamo invitato questi scrittori a scrivere dei testi sulla fotografia e abbiamo stimolato l'incontro tra i fotografi e gli scrittori affinché potessero insieme poi sviluppare un progetto. Quindi ancora adesso stiamo cercando di ampliare sempre più la nostra piattaforma alla ricerca di persone che possano scrivere sulle fotografie e che possano lavorare con noi. So the F-Way magazine, F-Way photography, like I told you, pages, we can just show them quite quickly. This was the first we did in collaboration with the curator from the photo museum. So now suddenly we weren't making images but selecting books, so we were kind of being curators ourselves. We also included some photo magazines from the Netherlands, and we made the catalog. And since it was a nice overview of photo books in Netherlands, we were invited to, in this case, Budapest, to also to represent the Dutch photo book in Budapest, and here in Kassel, and this is in Spain, so in Cuenca. Yeah. So this was really nice. That because then the Dutch photo book was suddenly really hot and we already had this exhibitions, and it was quite easy. I mean, you just pack the books and take a few DVDs. In this case we also took the works, but it was quite simple to travel with this exhibition, and of course we really liked to do that with the five of us, four of us and the curator. And the one weekend, I just talked about it briefly. This is the weekend that Jaap Scheren and Hans together made the fake flowers project. Here we have Mieke Moesterburg and Aart Bakker, a graphic designer and a photographer, that used this weekend to make a book.
Here we have Ringo Goslinga. We also made a book with him later on. He makes the black and white portraits, and Erik van der Weijden, and they try to react, making an exhibition in one weekend, and try to make nice reactions, like literally on top of each other's work. And here we have a duo called Nicole van Duivenbode and Gwennet. No, the names. I mean, you can probably won't stick, but it's strange not to mention the names. Mm. And they did a performance, so it was like four totally different weekends. Quindi abbiamo cominciato a collaborare, come vi ho detto in precedenza, con il Museo della Fotografia olandese, e in particolare grazie a questo curatore. E anche noi però, come vedete dalle immagini, siamo diventati curatori degli stessi libri fotografici. Infatti in alcune di quelle immagini ci vedete selezionare dei libri e non soltanto delle immagini. Quindi abbiamo realizzato un catalogo, e poi da questa mostra sul libro fotografico che noi avevamo realizzato ci è stato chiesto di andare a Budapest, ma poi anche in Spagna, per mostrare il libro fotografico olandese. Ci sembrava che in questo periodo il libro fotografico olandese fosse molto alla moda, fosse un tema caldo, e quindi abbiamo così fatto questa esposizione, questa mostra itinerante. Non è stato particolarmente difficile, bastava portare dei DVD, impacchettare dei DVD e del materiale e poi farlo viaggiare. Quindi c'eravamo noi cinque, e poi il curatore della mostra, che vi ho detto è il responsabile del direttore del Museo Fotografico olandese. E infatti il risultato era anche quello che avevamo ottenuto durante questi famosi weekend con Jaap Schree. Avete visto il progetto dei fiori finti, di cui vi ha parlato ieri Hans, ma poi anche altri progetti in cui c'era un graphic designer insieme a un fotografo, che hanno lavorato insieme per realizzare un libro, ma poi anche altri libri che sono stati realizzati in bianco e nero, che hanno sviluppato un progetto sempre durante quella settimana. Questo fotografo e questo designer che hanno lavorato insieme, dando proprio delle reazioni l'uno verso l'altro. Infine si vede anche una performance, una sorta di rappresentazione che ha luogo all'interno della mostra stessa. Quindi queste quattro settimane, questi quattro weekend hanno avuto poi degli esiti completamente diversi, completamente differenti ogni volta. So then we have FW Books left, and very short, the reason why we start publishing books is actually a lot of our friends. There was a big publisher, Veenman Publishers in the Netherlands, who published a lot of photo books, and they went bankrupt, and a lot of our friends had books published with them. And all of a sudden, like overnight, they couldn't access their books anymore. They were stored, and there was a curator, and the room was locked. And one friend had a book lounge the other week, so all her 800 books were suddenly, there was a danger that they would be sold for old paper value, because it's more valuable than try to distribute it. Allora, la ragione per la quale noi abbiamo iniziato la pubblicazione dei libri, la ragione per la quale siamo passati poi dalla mostra al libro, è che alcuni dei nostri amici non avevano più la possibilità di trovare un editore. Cioè, non c'erano molti editori di libri fotografici, ma la cosa più importante è che quelli ai quali i nostri amici si erano rivolti avevano dichiarato fallimento così improvvisamente. Quindi c'era proprio un curatore, i libri erano chiusi, erano archiviati, addirittura c'era un amico che aveva previsto il lancio del suo libro, e poi così improvvisamente questi libri erano stati immobilizzati e non potevano essere venduti. Addirittura c'era il rischio che questi libri potessero essere venduti come carta straccia, perché ci avrebbe guadagnato di più che non diversamente. Quindi questo è il problema. So then we decided to talk with a photography collector we knew,
who had a lot of sympathy for young photographers. And we made a simple calculation, and we thought, okay, if we can buy the books very cheap, and then we can sell them, and then we can divide the profit for the guy who is investing it, and then a part can go back to the photographer, then maybe that could work. And the investor agreed to this calculation, so we offered the curator who was involved in this bankruptcy to buy from, I think, 5 or 6 titles, the complete print run, all the books plus the rights, and so that they were free from this, so to say, imprisonment of the bankruptcy. And then we had all the books, so we could start distributing them again. So that was sort of the start. E quindi decidemmo di chiedere aiuto anche a dei fotografi un po' più anziani di noi, che avessero una simpatia verso dei giovani rampanti, e quindi decidemmo di comprare questi libri. Magari sarebbe stato possibile, ecco, ci chiedemmo, magari sarà possibile comprare questi libri a poco prezzo, poi dividere i profitti e poi ridare magari quei soldi al fotografo, in modo che possa compensare le spese del suo investimento iniziale. Quindi andammo a parlare con il curatore di questa casa editrice che era fallita e gli chiedemmo di poter acquistare 5-6 titoli, compresi i diritti d'autore, in modo da liberare questi libri da questa prigionia in cui erano ormai caduti. E così fu, ci riuscimmo e cominciamo quindi a distribuirli, e così iniziamo. But then we had all these books, and then we discovered that it's the real trick of having a book is actually distributing it. That's the real problem. And I, as a graphic designer, worked with a lot of photographers who were publishing their books independently. So, for instance, this Grandma Toast book from Jaap Scheren, he just published it himself. So then I thought, what if we all label it and all have it under the same flag of FW? Then people who know maybe the work of Jaap will also encounter other people's books. So then you can help each other by creating visibility. And we get more books, so we can approach a distributor to help us with international distribution of all the books. And that somehow worked. So we got international distribution through Idea Books. And now we publish 4 to 5 books, something like that, maybe 6 every year. So it's very slow and small, but it gets the books, I think, where especially the main thing is that where the photographers want them, and we make them visible. So that's somehow how it started. Una volta però recuperati i libri, si è posto l'altro problema. Qual era la trappola? La distribuzione. La distribuzione costituiva il grosso problema. E la maggior parte, essendo un graphic designer, la maggior parte dei fotografi con i quali avevo a che fare si autopubblicavano, come per esempio il libro sulla nonna, era un libro autofinanziato. E allora ci venne in mente una cosa: e se riunissimo sotto un'unica etichetta, sotto un unico marchio, tutti questi libri, non solo il nostro amico del libro della nonna, ma molti altri, questo modo di fare potrebbe aiutare tutti questi fotografi, tutti questi artisti ad acquisire visibilità. Ecco la motivazione per cui la FW ha cominciato a dare il proprio marchio a questi libri. Poi abbiamo contattato un distributore internazionale, la Idea Book, che quindi ci ha aiutati nella distribuzione, e attualmente riusciamo a distribuire 4-5 libri l'anno. Naturalmente si tratta di una crescita piccola, lenta, però consente al fotografo di andare esattamente dove vuole andare. Andare e soprattutto di acquisire visibilità. Well, we can talk for hours about our books, of course, but we won't do that. We have several of them, we brought several of them with us, so you're afterwards free to come and have a look. We just will flip through some of them, just briefly, as we would turn on the system.
later on. So this is the newest one, and this is the one of the first. Those three were, for example, what Hans talked about that we saved from the bankrupt printer. And the rest, the one there in the left upper left corner is just like, I think, 6 weeks ago we presented it. So these are the books we wanted to show you later on. This is one of the books of Dieritje, one of the founders. This one. Ok, noi potremmo parlarvi per ore di questi libri, ma non lo faremo. I libri sono a disposizione, alcuni li abbiamo portati con noi, quindi se volete siete liberi di consultarli e molto liberamente. Ve ne presenteremo soltanto alcuni. Nella schermata dove c'erano tutti i libri in precedenza, in alto si poteva vedere l'ultimo libro, il più recente, mentre in basso lì a sinistra il primo libro, seguito da tre di quei libri che sono stati salvati dal fallimento della casa editrice di cui vi ho parlato. Mentre invece il penultimo lì sulla sinistra nell'angolo è stato stampato da poco, circa 6 settimane fa. E poi ecco, andrò a presentarvi uno dei libri di una delle cofondatrici di FW, Falling Horizon. Yeah, this is one of the books that Hans also talked about yesterday. This is one of the books of Hans itself. questo è uno dei libri di cui Hans ha parlato ieri e che egli stesso ha curato come graphic designer. And the book of Elian Sommers. Il libro di Elian Sommers. And the latest one. Also. The idea was now also to flip through the whole book, but I think we're a bit behind schedule, so let's leave that. Maybe the best way is that people can come over and leave through the books and see themselves. I think that's the we will best put the camera on so people can look at it. Siccome siamo un po' in ritardo, penso che la cosa migliore sia dare un'occhiata veloce e poi ognuno di voi può venire liberamente a vedere i libri di persona. Ah, that's in the Now we skip the. Where did you leave my eye here? You're paying attention. Brava, è molto attenta. See, the book fairs. We go to book fairs also. This is also the nice part of our job. We travel with big bags of books all over the world, and here this is Milano, Düsseldorf, New York. Our friends and colleagues, Wasink Lundgren, the left two left guys. Questi sono i nostri colleghi, noi partecipiamo sempre alle fiere dei libri, e la parte più bella del nostro lavoro, andiamo sempre in giro con dei valigioni pieni di libri a Milano, Düsseldorf, New York, questi sono i nostri colleghi. So this is also nice for us because we now don't do any projects or exhibitions anymore. It's really nice that the book fairs are also moments that we can meet each other and our friends and our colleagues, so it's always very nice. È molto interessante perché a queste fiere possiamo incontrarci e incontrare altri colleghi, visto che noi stessi adesso non organizziamo più delle mostre, ma ci occupiamo essenzialmente dei libri. Yeah, for example, Federico e Michele, we meet them quite often. Federico e Michele che abbiamo incontrato. And this is not really the answer to the FW name question, but of course this question is being asked a lot of times. So we thought, well, it doesn't really have an explanation actually. We came up with it when we were with 11 people, so it's democratic way of making a name. And then we accepted it and never changed it. And then we made two bags for the photo fairs to collect, or for people who bought our books to get a bag. And for instance, here you see we used the military alphabet of the F and the W. Foxtrot Whiskey.
the Foxtrot Whiskey bag. So it this is the Foxtrot Whiskey bag, and then you have the bags with the navy codes, like how the boats would present the letters. So we kind of keep this FW in the middle. Of course, if you would resend an email, you would get this FW, and then the subject of the forward. Email. So you can also use the forward or photo work or it refers to forward, as in as for this email sending out things to more people. That's how we came up. That's how we came up with it. But we kind of want to. I never liked it, so I tried to. Yeah, we never. Yeah. This was before Hans entered. Non ho proprio una risposta, comunque non è che vuole essere proprio una spiegazione, comunque quando abbiamo deciso il nome della nostra piattaforma, eravamo in 11, è stata una decisione democratica e l'abbiamo accettata, appunto. Però vedete, ci sono quelle borse che noi davamo durante le fiere utilizzando l'alfabeto militare Foxtrot Whister, vabbè scusate la pronuncia perché è olandese, oppure delle borse utilizzate un po' con lo stile della marina e poi ci mettevamo questa FW giusto in mezzo, però fondamentalmente si riferisce alle email, quando si mandano le email e quindi c'è questa scritta forward, può stare anche per photo work, però fondamentalmente si riferisce alle mail, cioè al fatto di inviare cose a più persone. In realtà, diceva Hans, è una domanda che non amo molto, cerco sempre di boicottarla. Ok. Ok, that's it.